Capitolo XIX. Conosco un medico, disse il Fride, l'espressione indignata, neanche l'avesse estorto un nome a un interrogatorio. Le guardie vagavano per il cortile con le mani dietro la schiena, a volte toccavano la circonferenza del nostro spazio come una tangente, a volte invece lo attraversavano e le parole ci rimanevano in gola. Guardai Agustin seduta sulla panchina accanto a me, per chiederle conferma che non ci fosse altro da fare. Leni era proprio là, potevo udirla chiacchierare con Ulla e Beati. Ulla voleva convincerla a cambiare pettinatura, il gioco della parrucchiera l'appassionava, ci aveva preso gusto. Beati raccontava che 2 sere prima aveva fatto il piano astrale del Führer, non era riuscita a procurarsi un nuovo mazzo di tarocchi, così si era data all'oroscopo, e aveva scoperto che le stelle gli erano avverse. Le cose per lui si sarebbero messe male molto presto, forse già in estate. Lei non ci credeva, scuoteva la testa. Una guardia spalancò la bocca. Doveva aver sentito tutto, ci avrebbe spinte dentro e costrette a parlare. Mi attaccai al bracciolo. Lo starnuto parve un ruggito, sbilanciò la guardia in avanti, poi l'uomo si drizzò. Estrasse di tasca un fazzoletto e si soffiò il naso. Non c'è altro da fare, disse Heike. Elfride la portò da un ginecologo e non consentì a nessuno di accompagnarle. Quanti sotterfugi, non capisco, brontolò Agustin. È una situazione delicata. Heike può aver bisogno di aiuto. Occupiamoci di Mattias e Ursula mentre lei non c'è, disse per placarla. Aspettammo Heike a casa sua con i bambini, assieme a Leni. Aveva cercato di tenerla fuori, ma lei voleva capire, faceva domande. Temevo di scioccarla, invece aveva accolto le risposte senza batter ciglio. Del resto, il dolore degli altri non brucia quanto il proprio. Beate non c'era. Heike non l'aveva coinvolta perché era la sua più vecchia amica e di fronte a lei provava vergogna. Forse Beate si era risentita, oppure al contrario, era grata di non doversi occupare di quel problema. Mattias passò il tardo pomeriggio a litigare e a pacificarsi con Pete, il figlio di Agustin. Facciamo ai tuoi la Francia e l'Ursula l'Inghilterra, disse quando ogni altro gioco gli venne a noia. Facciamo che mi dichiaravate guerra. Dov'è l'Inghilterra? Domandò la sorellina. No, disse Pete, io voglio fare la Germania. Aveva più o meno l'età di Mattias, 7, 8 anni. Scapole alate e braccia ossute. Se avessi avuto un figlio maschio l'avrei voluto così, con le scapole sporgenti, lucide di sudore come quelle di mio fratello quando da piccolo scorazzava tra le conifere rosse della Grunewald e si tuffava nello Schlachtensee. L'avrei voluto con gli occhi azzurri, mio figlio, strizzati dal sole. Perché la Germania? Chiese Agostina. Voglio essere forte, rispose Pete, come il nostro Führer. Lei schioccò la lingua. Non sai niente tu della forza. Tuo padre era forte e non c'è più. Il bambino arrossì, chinò il capo. Che cosa c'entrava adesso suo padre? Perché lei doveva farlo sentire improvvisamente triste? Agostino, dissi, ma non seppe andare avanti. Le sue spalle ampie, squadrate e quelle caviglie sottili. Per la prima volta pensai che potessero spezzarsi. Pete corse nell'altra stanza. Lo seguì mentre Ursula mi veniva dietro. Si era gettata sul letto a pancia in giù. Se preferisci, puoi fare l'Inghilterra, gli disse Ursula. Tanto io non la voglio. Pete non reagì. E che cosa vuoi? Le chiesi, accarezzandole una guancia. Aveva 4 anni, la stessa età di Paolina adesso. Di colpo mi mancò Paolina, il suo respiro nel sonno. Non avevo più pensato a lei, com'era possibile dimenticarsi delle persone, dei bambini? Voglio mamma, dov'è? Tra poco torna, la rassicurai. Senti, facciamo una bella cosa tutti insieme? Cosa? Cantiamo una canzone. Approvò senza entusiasmo. Va a chiamare Mattias. Obbedì e io mi sedetti sul letto. Sei offeso? Pete, lui non rispose. Arrabbiato? La testa si mosse a destra e a sinistra, spingendo sul cuscino. Arrabbiato no. Allora sei triste? Si girò per sbirciarmi. Anche mio padre è morto, sai? Dissi. Ti capisco.
Si tirò su, incrociò le gambe. E tuo marito? L'ultimo impeto del sole prima del tramonto gli illuminò il viso fino a renderlo etterico. Fuchs, du hast die ganz gestohlen, cantai per tutta risposta, piegando la testa da un lato e dall'altro, mentre con l'indice tenevo il ritmo. Gib sie wieder her. Dove l'avevo rimediata quell'allegria? Ursula entrò con Mattias e Agostine, si misero sul letto con noi e io cantai la filastrocca per intero, me l'aveva insegnata mio padre. Poi la bambina mi pregò di ricominciare da capo e me la fece ripetere a oltranza, finché non la imparò anche lei. Era buio quando si sentirono dei passi sulla strada. I piccoli, ancora svegli, corsero sull'uscio. Elfriede sorreggeva che, sebbene lei camminasse senza fatica, Ursula e Mattias le si gettarono addosso, aggrappandosi alle sue gambe. «Piano!» dissi. «Fate piano!» «Sei stanca, mamma?» sussurrò Ursula. «Perché non siete a letto?» disse Heike. «È tardi!» «Fatela riposare!» Elfriede diede quell'unica istruzione e si avviò. «Non vuoi nemmeno una tazza di tè?» «C'è il coprifuoco, Rosa, siamo già fuori tempo massimo!» «Dormi qui anche tu?» «No, vado!» Sembrava indispettita, quasi si fosse adoperata per Heike contro voglia. Non aveva pensato ai fatti propri, come predicava a me. Heike non disse dove viveva il medico, né lo chiamò per nome. Raccontò solo che le aveva dato da bere una miscela di cui non aveva specificato gli ingredienti e l'aveva messa alla porta, avvertendola che presto sarebbero cominciate le contrazioni. Lungo la strada del ritorno si erano dovute fermare nel bosco, sudando e gemendo. Heike aveva espulso un grumo di carne che Elfriede aveva seppellito ai piedi di una betulla mentre lei cercava di calmare il respiro. «Non mi ricorderò mai quale», disse, «non potrò mai andare a trovarlo». Era stato un errore, non c'è nulla di divino nel dar la vita, nel toglierla a una faccenda umana. Gregor non voleva essere l'origine di nessun destino e si era incagliato in un problema di senso, come se dar la vita dovesse rispondere a un senso, ma nemmeno Dio si è posto un simile problema. Era stato un errore, un battito appena sotto l'ombelico, Heike l'aveva soffocato. Ero in collera con lei e mi faceva pena. Un vuoto si scavò nella mia pancia, la somma della mancanza di tutti. Anche del figlio che non avevamo avuto, Gregor e io. Quando ero a Berlino, ogni volta che incontravo una donna incinta, pensavo alla confidenza. La schiena all'indietro, le gambe un po' divaricate, i palmi abbandonati sul pancione mi facevano pensare alla confidenza tra marito e moglie. Non è la confidenza dell'amore, dell'amanti. Pensavo alle reole che si dilatano e scuriscono, alle caviglie che si gonfiano. Mi domandavo se Gregor sarebbe stato spaventato dalla metamorfosi del mio corpo, se avrebbe smesso di piacergli, se lo avrebbe respinto. Un intruso prende spazio nel corpo della tua donna e lo sforma, lo cambia a suo uso e consumo, poi esce dallo stesso buco che tu hai penetrato, lo attraversa con una imperiosità che non ti sarà mai concessa. Lui è stato dove tu non sarai mai, è lui a possederla per sempre. Eppure è tuo quell'intruso. Dentro la tua donna, tra lo stomaco, il fegato, i reni, è cresciuto qualcosa che ti appartiene, una parte così intima, così interna di lei. Mi domandavo se mio marito avrebbe tollerato le nausee, l'impellenza della pipì, l'organismo ridotto alle sue funzioni primordiali, se era la natura ciò che non accettava. Non avevamo avuto quella confidenza, lui e io ci eravamo separati troppo presto. Forse non avrei mai messo il mio corpo a servizio di un altro, della vita di un altro. Gregor me ne aveva tolto la possibilità, mi aveva tradita, come un cane mansueto che inaspettativamente ti si rivolta contro. Da quanto non sentivo le sue dita sulla lingua. Heike aveva abortito e io continuavo a desiderare un figlio da un uomo disperso in Russia. Non arrivava prima di mezzanotte, probabilmente per essere sicuro che nessuno fosse sveglio a parte me. Sapeva che lo avrei aspettato. Che cosa mi spingeva ad avvicinarmi alla finestra? Che cosa spingeva lui a venire, a indovinare a fatica la mia sagoma nella tenebre? A che cosa non poteva rinunciare Ziegler? Il vetro era un riparo, rendeva meno reale quel tenente che non diceva nulla, non faceva nulla se non rimanere, persistere,
imporre la sua presenza che non potevo toccare. Lo guardavo perché non c'era altro da fare dal momento che era venuto, che era successo. Se anche avessi spento la luce, avrei saputo che era lì. Non sarei riuscita a dormire. Lo guardavo incapace di ipotizzare conseguenze, il futuro finalmente deciso, la dolcezza dell'inerzia. Come aveva saputo che la notte del ricevimento mi sarei svegliata? Credeva che non fosse ancora andata a dormire o si era mosso anche lui con la sicurezza di un sonnambulo? A Krausendorf la sua indifferenza nei miei confronti era totale. Se udivo per caso la sua voce, il terrore mi paralizzava. Le ragazze se ne accorgevano, però pensavano fosse lo stesso che provavano loro. Terrore di lui, che opprimeva guardie e assaggiatrici, e una mattina aveva esasperato persino Kiumele. Il cuoco era riuscito, sbattendo la porta e urlando, che ognuno doveva stare al suo posto. In cucina sapeva lui cosa fare. Terrore della guerra, man mano che le cose peggioravano e anche le forniture arrivavano con più difficoltà. Se persino in campagna e alla Vofschanze si prospettava penuria di cibo, eravamo spacciati. Avrei voluto chiedere a Krumel quanto sapesse, perché non mangiassimo più pere Williams, banane, perché cucinasse sempre gli stessi piatti e col meno estro di prima, ma dopo l'episodio del latte non mi aveva più rivolto la parola. Quando all'alba Ziegler se ne andava, all'inizio senza un gesto, poi alzando appena una mano in segno di saluto o scrollando le spalle, mi sentivo smarrita. La sua mancanza si installava nella camera di Gregor, allargandosi fino a comprimere i mobili contro le pareti e spingermi al muro. A colazione tornavo alla mia vita reale, anzi al surrogato della mia vita reale, e soltanto allora, mentre Josef sorbiva il tè con un risucchio e la moglie lo rimproverava con un buffetto sul braccio, la tazza si inclinava e la tovaglia si macchiava. Soltanto allora pensava Gregor. Avrei inchiodato la tenda agli infissi, mi sarei legata al letto e prima o poi Ziegler avrebbe desistito. Ma di notte Gregor spariva, perché il mondo stesso spariva. La vita cominciava e finiva nella traiettoria del mio sguardo su Ziegler. Nelle settimane successive all'aborto avvicinai Elfriede con cautela. Spesso condividere un segreto non unisce, separa. Se comune la colpa è un'emissione in cui gettarsi a capofitto, tanto poi svapora in fretta. La colpa collettiva è informe. La vergogna è un sentimento individuale. Avevo taciuto con le mie amiche sulle visite di Ziegler alla finestra proprio per non condividere il peso della vergogna, per sostenerlo da sola. Oppure volevo risparmiarmi il giudizio di Elfriede, l'incomprensione di Leni, il cialeccio delle altre, o semplicemente quel che avevo con Ziegler doveva restare intatto. Nemmeno Heike ne aveva parlato, nonostante la sera dell'aborto, mentre Agustin faceva addormentare i piccoli in camera e Leni sonnecchiava su una vecchia poltrona, lei mi avesse detto: era un bambino. Ti sentivi che sarebbe stato un maschio? No, non quello che avevo dentro fino a qualche ora fa. Aveva deglutito, non capivo. Il padre aveva detto: è un bambino, un ragazzino, il garzone che ci aiuta. Quando mio marito è partito, si è occupato lui dei campi. È bravo, sai, è molto responsabile, anche se non ha nemmeno 17 anni. Non so come ha potuto farlo. E che dice della gravidanza? Nulla, non sapeva nulla. E non c'è più niente da sapere, la gravidanza è finita. Avevo lasciato che confessasse senza confessare a mia volta. 17 anni, 11 meno dei suoi. Gli uccelli cinguettavano nel cielo di maggio e la facilità con cui il figlio di Heike era scivolato tra le sue gambe, la facilità con cui si era lasciato eliminare e mi schiacciava allo sterno. Era una primavera socchiusa, compromessa. Una desolazione senza sfoghi né catarsi. Elfriede fumava appoggiata al muro, studiandosi le scarpe. Attraversai il cortile e la raggiunsi. Che c'è? Disse. Come stai? Tu? Vieni al lago di Moi domani pomeriggio? La cenere della sigaretta crebbe fino a inclinarsi, poi si spezzò sfaldandosi. Va bene. Portammo anche Leni con il costume nero e il suo incarnato terso.
Elfride aveva un corpo paro ed elastico, ruvido come il